Quest'uomo. Di cosa lo accusate? Già, lo abbiamo giudicato e per noi è colpevole. Non mi mischiate nelle vostre faccende religiose. Giudicatelo secondo le vostre leggi. Ma noi non possiamo metterlo a morte. A questo ci devi pensare tu, Pilato. Che cosa abbiamo contro di lui? Quali prove? Voi sapete bene che per mettere a morte un uomo ci vogliono delle accuse vere e gravi. Accostati. Sei tu il Cristo, re dei Giudei? Il tuo? O te l'hanno detto gli altri di questo di me? Sono forse io giudeo? La tua gente e i sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Aiuto! Lasciatemi! Siete maledetti! Lasciatemi! Basta! Lasciatemi! No! Sta scansando, sta stancando per lei. Ma pensare che a fuori fare cabana nella banda stanno per avere. Proprio stupido. Non puoi scappare! Mettere avanti? No, no, grazie. Ho fatto la scelta. Io non è che faccio il problema, non è che sogno un tipo che dona fastidio, perché io a me c'è un disco quando sono. Perché da lì poi li dovrei seguire per forza subito. Non è che ti spede questa cosa. Con un telefono. Gesù è condannato a morte dal Vangelo secondo Matteo. Disse loro Pilato: che fare dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Allora essi urlarono: sia crocifisso. Allora rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Gesù è caricato della croce. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno a tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve, re dei Giudei! E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti. Ma queste sono almeno 300-400 visualizzazioni. Per crocifiggerlo. Le metto sopra Facebook. Su YouTube.
e su, da su Facebook ci vanno da YouTube, se no Facebook non porta niente come marketing. Tu ce l'hai con YouTube? Io lavoro con il marketing, con tutto ciò che è online. Io per conto mio. Ah. Tipo, ti faccio l'esempio, Google, se il mio blog prende tanti click, Google mi paga. Si chiama Albar Etna, si può parlare, come? Si parla di quello che si vuole. Come? Albar Etna. No, quindi randazzo, quindi in generale, prendendo molti click. Tu lavori in generale, sì, una mi occupo famiglia. Di aziende, sì, di qualunque cosa. Tutto ciò che è marketing, poi nello specifico adesso come ottimizzazione delle vendite online, sia sui miei che per le aziende. Quindi ciò che porta click va bene. Fatelo fare, Cristo! La corona, vedi? Bella corona, guarda come luccica! Ma dove sono le sue discese? Io non vedo nessuno! Perché non parli? Studiamo per loro, lo facciamo. Poi alcune tecniche sono chiaramente applicabili su tutti i motivi. Sapete, non serve bisogno. Ammazzano tutta la serata praticamente. No! Maledetti! No! Lasciatemi! Lasciatemi! No! No! No!
Vai Antonio, vai, 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 no, ti prendo! Tu vieni qui! Ti ho detto vieni qui! Dategli la clo! Vedi, ti facciamo riposare! Oh, sua maestà! E vuoi a te se provi a scappare! Gesù è un'altra croce pronta per dal Vangelo secondo Matteo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere su la croce di Gesù. Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Grazie, il profeta, il salvatore, vai a morire, devi morire, Cristo, salvati. Sono rimasto solo! La gente! La porta là! Ma no, non è come...